I lavoratori dipendenti che assistono familiari disabili in condizioni di gravità hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un certo periodo, mantenendo la retribuzione. Si tratta del congedo straordinario per 104. Cos'è e come funziona? Lo scopriremo dopo la sigla. Il congedo straordinario è un'aspettativa retribuita che dura al massimo 2 anni per ciascun disabile in condizione di gravità. Il congedo lo può chiedere il lavoratore dipendente anche part-time. La persona disabile deve essere in condizione di gravità, come previsto dalla legge 104 del 1992 e come riconosciuto dalla Commissione INPS. La persona non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura con un'assistenza continuativa. È richiesta poi la convivenza con il disabile. Non è sufficiente avere la stessa residenza e risultare sullo stato di famiglia del disabile. Bisogna proprio vivere con il disabile. La convivenza non è richiesta se si assiste invece un figlio disabile. Possono richiedere il congedo 104 i familiari più stretti del disabile e in mancanza di questi possono richiederla i familiari più lontani fino al terzo grado. Può chiederla il convivente unito civilmente che è parificato al coniuge, non può chiederlo il convivente di fatto del disabile. In particolare, il congedo straordinario per 104 spetta al lavoratore dipendente, convivente, coniuge o convivente unito civilmente del disabile. In mancanza del coniuge o del convivente unito civilmente, il congedo spetta al padre o alla madre del disabile. In mancanza di coniuge, convivente unito civilmente, padre o madre, il congedo spetta al figlio convivente del disabile. In mancanza di coniuge, oppure, civilmente, oppure convivente unito civilmente, in mancanza di padre o madre, figlio, il congedo spetta al fratello o alla sorella convivente con il disabile. In mancanza di questi parenti più, stretti, il congedo spetta ai parenti o affini entro il terzo grado. Quindi spetta ad esempio al nipote per lo zio disabile, alla nuora per l'assistenza del suocero, spetta al lavoratore per l'assistenza del bisnonno del coniuge. Ora, non tutti i lavoratori subordinati possono chiedere il congedo straordinario per 104. Non possono richiederlo i lavoratori domestici, badanti, colf e tutti gli altri lavoratori domestici non possono richiederlo. Non possono richiedere il congedo i lavoratori a domicilio, che sono tutti quelli che lavorano presso il proprio domicilio o comunque in locali di cui il lavoratore ha la disponibilità. Non possono richiederlo i lavoratori agricoli giornalieri, i lavoratori parasubordinati, tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i co.co.pro. Per i lavoratori con part-time verticale, in cui il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo per alcuni giorni a settimana, il congedo non è riconosciuto per i giorni per i quali non è previsto il lavoro. Il congedo ha una durata massima di 2 anni durante la vita lavorativa. Chi ha più disabili da assistere può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non può mai superare i 2 anni complessivi. Il congedo è poi riconosciuto a un solo lavoratore che assiste il disabile grave. Ci si può alternare nell'assistenza. Ad esempio, il genitore disabile grave può essere assistito da un figlio, il quale fino a un certo punto lo assiste, poi rinuncia alla 104 e l'altro figlio, fa domanda per il congedo. Non si può comunque, neanche in caso di alternanza, superare i 2 anni, di 104 per quel disabile.
Se ad esempio il familiare ha beneficiato della 104 per un anno e 6 mesi, il familiare che prende il suo posto nell'assistenza lo può chiedere per altri 6 mesi al massimo. Si può chiedere poi la 104 anche se il disabile che si assiste lavora. Lo si può chiedere per accompagnarlo al lavoro. Nel caso di genitori di un figlio disabile grave, entrambi i genitori possono usufruire del congedo 104 per il figlio, ma alternativamente. Quanto spetta di congedo? Il lavoratore prende durante il periodo di congedo la retribuzione normale, escluse le parti variabili della retribuzione, ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Importante tenere conto del fatto che durante il congedo non si maturano le ferie. Non si matura la tredicesima e il TFR. Il TFR quindi rimane congelato, neppure maturano gli scatti di anzianità. Il periodo di congedo è però riconosciuto ai fini pensionistici e durante il periodo sono riconosciuti i contributi figurativi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, quindi il lavoratore si trova la somma in busta paga e il datore di lavoro compensa la somma versata per congedo con i contributi INPS. Per chiedere all'INPS l'indennità non erogata per il congedo si ha un anno di tempo dalla fine del congedo. Il diritto ad avere il congedo infatti si prescrive nel termine annuale. Il lavoratore che beneficia del congedo 104 è soggetto a controlli. Il lavoratore in congedo 104 deve infatti dedicarsi alla cura e all'assistenza del disabile. Non si richiede un'assistenza continuativa, ma la legge richiede che gran parte del tempo in cui il lavoratore dovrebbe lavorare sia destinato all'assistenza del disabile. Il lavoratore può chiaramente per breve tempo allontanarsi dalla casa del disabile per fare la spesa, per accompagnare i figli a scuola. Non può però, ad esempio, andare in gita con gli amici, andare a fare l'aperitivo, svolgere un secondo lavoro. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza del 2021, la 17.102, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che nei giorni di permesso di 104 per assistere la madre era andato al mercato, poi era andato al supermercato e infine al mare con la famiglia, invece di rimanere presso l'abitazione della madre. La Cassazione è tornata sull'argomento con l'ordinanza 16.973 del 2022 per ribadire che il lavoratore in 104, se utilizza i permessi per attività che sono al di fuori dell'assistenza del familiare, lede il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e conseguentemente il datore di lavoro ha il diritto di licenziarlo per giusta causa. Il lavoratore in congedo 104 che utilizza il tempo che dovrebbe essere dedicato all'assistenza soltanto per esigenze personali, oltre ad essere soggetto al licenziamento per giusta causa, commette il reato di truffa. È un reato questo procedibile d'ufficio per l'indebita percezione di somme erogate dall'INPS. Si ha diritto al congedo 104 se il disabile ha la badante? Ora, se il disabile ha in casa una badante che lo cura, che lo assiste 24 ore su 24, certamente il disabile non ha bisogno dell'assistenza altrui e il familiare non può avere il congedo 104. Il familiare invece potrà avere permessi 104, che sono al massimo 3 giorni al mese, per assistere il disabile quando la badante è assente. Anche la badante convivente ha bisogno del suo tempo libero e non può lavorare 24 ore su 24. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. Grazie.
A presto.